giocatori, soprattutto del pubblico padovano, che ha battuto a lungo le mani ai giocatori dell'Ancona che lasciavano lo stadio, a dimostrazione ovviamente di sportività e di un successo strameritato della pattuglia di Guerini. Questo è l'inizio della gara, le formazioni ferme al centro del campo. Ed ecco il calcio d'avvio dato dalla formazione di casa, nella quale esordiva oggi Galderisi con la maglia numero 9, giocatore prelevato in settimana, la sua prima esperienza di Serie B. Eccolo qui proprio Galderisi che tocca il primo pallone, subito aggressiva l'Ancona con Messersi che ruba palla. E veniamo alle azioni, settimo minuto, palla in area di rigore, vedete che c'è un atterramento di Vincioni su Di Livio. E calcio di rigore assegnato dall'arbitro, ma osserviamo attentamente queste immagini perché con il rallenti avremo modo di vedere come anche in questo caso il fallo di Vincioni è stato commesso al di fuori dell'area di rigore, al di fuori dei 16 metri. Vedete che Vincioni è nettamente al di fuori, va sul piede di Di Livio, ma ovviamente era calcio di punizione e non doveva essere punita questa azione con un calcio di rigore. Insomma, chi la fa l'aspetti, ricorderete che Vincioni era stato proprio. Aveva ottenuto un calcio di rigore a favore dell'Ancona con un fallo che era stato commesso fuori area e questa volta è stata l'Ancona a subire. Avete visto la trasformazione di Galderisi, mentre qui siamo già al decimo minuto con Deo Gratias che si inserisce bene e va al tiro improvviso, bello, e la respinta è di Bistazzoni. Trentesimo minuto, palla in area del gol dell'Ancona con Masi, sempre bravo il giocatore dorico in acrobazia. Questa volta ringrazia anche Bistazzoni, che si lascia superare con un'uscita decisamente fuori tempo. 37esimo minuto e il numero 10 Miano che va al tiro non sorprende Vettore che va a deviare sulla traversa. Sul conseguente angolo c'è il cross sempre di Miano, il colpo di testa è di Galderisi, il più basso, incornata con perfetta scelta di tempo, ma la palla è alta. 39esimo minuto, guardate questa bella azione. Con De Martino che scatta, va sul fondo, tocca bene di tacco per Ermini, cross di prima intenzione, Bistazzoni a vuoto e salvataggio di Benarrivo sulla linea, sulla conclusione che è stata di Messersi. Secondo tempo, calcio di avvio del Padova che viene subito in avanti, è stato sicuramente il primo tempo quasi tutto appannaggio dell'Ancona. Guardate il contropiede con il Padova che era partito a testa bassa. Il lancio di Minaudo e De Martino, molto bravo, di petto si porta avanti il pallone, entra in area di rigore, osserva il piazzamento di Bistazzoni e poi lo supera con un rasoterra di piatto sinistro. Il pallone lento entra in porta, ma il tiro è molto preciso, non c'è assolutamente fuorigioco, parte in posizione regolare De Martino e batte Bistazzoni. Un bel gol di De Martino. Ed è il 2-1 per l'Ancona, 55esimo minuto, il tiro di Pasa dai 25 metri, la parata è di Toni Vettore. È il 59esimo adesso, vediamo ancora l'azione del Padova che attacca, il cross respinge Masi di testa, ancora batti e ribatti al limite, poi la palla è per Faccini e Miano. Gli aveva servito il pallone, avete visto Messersi è andato a deviare in angolo. 69esimo, c'è un tentativo di conclusione dal limite, è di Gadda, la parata di Bistazzoni questa volta è facile. 75esimo minuto, ancora Padova in avanti, pericolosamente palla oltre la linea di fondo, Benarrivo non è riuscito a crossare o a tirare da buona posizione. 82esimo minuto. Ancora un tentativo dal limite dell'area, questa volta è di Albiero ed ancora Vettore che para con il pubblico dorico assiepato dietro la porta di Vettore. Ultima possibilità, ancora Vettore va a deviare in angolo il tiro di Pasa. Si chiude con questo Padova ancora in avanti, ma vedete come siano sterili i tentativi di attacco della formazione di Ferrari. L'Ancona spedisce via il pallone e l'arbitro, il signor Cardona di Milano, fischia tre volte e manda i giocatori negli spogliatoi. Ovviamente festa grande per i giocatori dorici, vedete il dottor Gaetti che abbraccia anche gli uomini della panchina di mister Guerini e sì, i tifosi ovviamente inneggiano l'Ancona. I giocatori dell'Ancona decidono questa volta di regalare ai tifosi dorici le magliette, vedete c'è un vero e proprio Uno dei premi più accaparramento. ambiti.